L'abbiamo identificata oggi, la stavamo aspettando perché stavolta, a differenza di quello che è successo con la variante Alfa, l'inglese, e la Delta, l'indiana, avevamo già tutti i dati sulla sequenza dalle banche dati dei sequenziamenti ottenuti dagli altri paesi, dove già si era fatta vedere, quindi stavamo facendo una ricerca mirata. Avevamo l'identikit di questa variante. Io ho già detto nei giorni scorsi che appena si fosse mostrata l'avremmo identificata, e così è stato. Noi in questo momento abbiamo grosso modo più di 350 e 200 positivi al giorno, e non tutti nuovi positivi, chiaramente, però tra i nuovi andiamo cercando se c'è qualcuno che ha un aspetto un po' diverso nella sua. Nel suo quadro della presenza del virus rispetto agli altri, e poi l'andiamo a sottoporre al sequenziamento, che è la tecnica che ci dice non più solo se il virus c'è, ma ci dice che tipo di virus c'è. E alla fine, dopo un po' di prove, oggi abbiamo trovato questo soggetto della provincia di Chieti che ha sicuramente un Omicron. L'abbiamo comunicato alle autorità competenti, adesso caricheremo i dati sulle banche dati nazionale e internazionale. Tenete conto che in Italia sulle banche dati a ieri ne erano stati caricati soltanto 13 ufficialmente. Quindi è il 14° caso Omicron in Italia ufficiale? Il 14° registrato, a meno che qualche collega stasera non stia caricando, è ovvio, no? Però diciamo che, perché una cosa è dire ho trovato la Omicron, e una cosa è che però la Omicron va verificata caricando i dati sulle banche dati ufficiali che verificano quindi la correttezza del dato. Ecco, quindi sono ancora molto pochi in Italia, il che ci fa stare piuttosto tranquilli comunque. Ecco, che cosa si sente di dire, professor Stupia, su questa nuova variante Omicron? Noi non dobbiamo dimenticare che la Omicron nasce in Sudafrica, dove la percentuale di vaccinati è bassissima. Quindi la Omicron fondamentalmente si diffonde in un territorio che è quello di non vaccinati. Sicuramente, diciamo che le due dosi non danno una garanzia di protezione totale sull'infezione, cioè sul fatto di risultare poi positivi al virus, mentre danno abbastanza garanzia, a quanto sembra fino adesso, sulla patologia. Ma questo era vero anche per la Delta, tutto sommato, eh? Noi abbiamo avuto tanti casi di persone con doppia vaccinazione che hanno preso la Delta, comunque, asintomatici o paucisintomatici. Sull'Omicron la speranza è che la conteniamo subito. Certo, non sarà facile, però iniziare il tracciamento e l'isolamento da pochi casi sporadici, piuttosto che da grossi focolai, sicuramente ci aiuta. Ed è questo il senso e lo scopo di monitorare col sequenziamento il territorio, di identificare i primi casi e isolarli quanto più possibile.